In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Parola del Signore. Oggi è festa grande per noi. Abbiamo usato il formulario della Madonna della Misericordia anche per trovarci un po' a tema con l'adorazione bellissima che abbiamo fatto qualche giorno fa. Avete sentito la prima lettura, Mosè il liberatore, Mosè colui che stava in mezzo agli egiziani, colui che è andato via. A un certo punto Mosè diventa un pastore, da grande dignitario, da grande nobile della corte del faraone, diventa un pastore, pascola le pecore. A un certo punto sta salendo il monte, vede questo albero, questo arbusto, questo roveto, come si dice nella Sacra Scrittura, che arde, però non si consuma. E allora questo lo incuriosisce e dice dentro di sé: voglio andare a vedere questo spettacolo, questa cosa così inusuale. Questo albero, questo arbusto si incendia, emette fuoco ma non si consuma. Mentre sta salendo, a un certo punto che cosa succede? Succede che sente una voce che viene dal roveto: è Dio, e gli dice una cosa molto importante: Mosè, togliti i sandali dai piedi, perché dove stai camminando è terra sacra. Bene, fratelli e sorelle, la prima riflessione che mi viene per quanto riguarda Dio, ma anche per quanto riguarda la Vergine Maria, è questa: che cosa significa che quest'albero arde, prende fuoco, ma non si consuma? Una cosa sola significa: che l'amore di Dio arde sempre, non si consuma mai, non viene mai meno. E questo ci deve dare grande gioia, perché nell'amore di Dio c'è la misericordia di Dio. E oso fare questo parallelo con la Madonna. La Madonna, quando è stata vista da Dio in questa città di Nazareth, da Dio è stata vista come un roveto ardente, perché l'amore di questa ragazza, di questa donna, era così ardente che non si consumava. Ed ecco che Dio, possiamo dire, lasciatemi passare questo termine, è entrato sulla terra di Maria. E anche lui in un certo senso si è tolto i sandali, perché Dio ha rispetto di noi, della nostra libertà, del nostro amore. E quando ha visto che questa ragazza aveva un cuore che ardeva d'amore, bene, gli ha proposto un qualcosa. Cosa? La misericordia per tutta l'umanità. E che cos'è la misericordia per tutta l'umanità? È l'amore di Dio che si è fatto carne attraverso di lei, attraverso il suo sì, il suo fiat, come si dice. E allora quando l'angelo Gabriele si è presentato a questa ragazza, che aveva il cuore in fiamme per l'amore di Dio, che non si consumava, anzi ogni giorno che passava si alimentava sempre di più, bene, quando l'angelo gli disse: vuoi tu essere partecipe di questa grande misericordia, e tra poco il nostro Papa, tra qualche mese, inizierà questo anno di misericordia, vuoi tu Maria? Lo vuoi tu? Maria ha detto sì, perché l'amore che arde dice sempre sì, sì. E la misericordia di Dio è passata attraverso il cuore
la persona di questa donna. E allora noi dobbiamo ringraziarla, non soltanto come popolo di Casandrino, come popolo di Casandrino alla Madonna di Casandrino, ma alla Madonna Maria di Nazareth, che attraverso di lei la misericordia di Dio è venuta sul mondo. Perché fratelli e sorelle, se Cristo non si sarebbe incarnato, bene, se Maria avesse detto di no, noi non lo sappiamo. Forse in un modo o nell'altro la misericordia sarebbe passata, ma sappiamo che se Maria avesse detto di no, bene, Signore, non lo so, non lo so. Mentre invece questa ragazza ha detto sì. Ed ecco il Vangelo di oggi. Gesù ringrazia, ti ringrazio e ti lodo, Dio, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e hai confuso i sapienti. Sarà sempre così, fratelli e sorelle, sarà sempre così. Dio confonde i forti e i potenti con la semplicità, con i piccoli, con i poveri, con coloro che hanno un cuore semplice. E Maria è la piccola per eccellenza. Quando diciamo piccolo non diciamo infantile. Maria, fateci caso, molte volte qualche santo ha visto Maria bambina, perché Maria aveva il cuore di una bambina, aveva il cuore di una fanciulla, cioè puro, cioè aperto, cioè innocente. E allora ecco che la misericordia di Dio ha trovato il suo cuore disponibile. Domanda che faccio a voi e domanda che faccio a me, la faccio prima a me e poi a voi. Vuoi tu, Ernesto Miele, vuoi tu, popolo di Dio, far passare la misericordia di Dio attraverso il tuo cuore? Tu, popolo di Casandrino, se dici sì, se io dico sì, ci dobbiamo fare piccoli, ci dobbiamo fare umili. Facendo questo, bene, come Maria, noi veramente diamo una mano a Dio a far passare il suo amore, la sua misericordia. Non è un caso, fratelli e sorelle, che il Papa ha indetto l'anno della misericordia, perché purtroppo c'è pochissima misericordia fra di noi, pochissima, perché ci sono tanti cuori, ce lo dobbiamo dire, forse partendo dal mio cuore, superbi. E allora ecco, io ti lodo, Signore, perché non hai rivelato queste cose ai potenti, ai grandi, ma l'hai rivelata ai semplici. Signore, aiutaci a avere un cuore semplice come tua madre. Questa ragazza ha detto sì, e quando ha detto sì, sapeva che l'amore, l'abbiamo detto sempre e non ci stancheremo mai di ripeterlo, l'amore ha un prezzo. E qual è il prezzo? Il prezzo è anche il martirio. Essere tagliati la testa, tra poco. Non è questo. Il martirio è non essere compresi, perché l'amore di Dio è esigente e cerca questi cuori umili, piccoli. E chi è il piccolo? Domanda che uno si deve fare. Chi è? Guardare Maria. È la serva del Signore. E che cosa fa il servo? Il servo, la serva del Signore, sono coloro che servono il prossimo. Per far che cosa? Perché nel prossimo c'è l'immagine di Dio. E quando io mi metto al tuo servizio per amore, facendomi piccoli, posso essere un grande ingegnere, posso essere un grande politico, posso essere lo spazzino o non posso lavorare, ma se io ho il cuore per servire, bene, io sono un piccolo, io sono un umile. Che cos'è l'umiltà? Hai visto l'umiltà della tua serva? L'umiltà che cos'è? È riconoscere tutte le grandezze che Dio ha fatto nella mia vita, metterle a disposizione. E allora anche questa è la misericordia di Dio. La misericordia di Dio passa attraverso di lei, è passata, ma passa attraverso di me e attraverso di te. In quello che tu sei, in quello che tu puoi fare, in quello che tu puoi dire, in quello che tu puoi fare per il tuo paese, quello che tu puoi fare per la tua famiglia, per tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi genitori. E allora noi ringraziamo questa donna. Noi adesso la festeggeremo,
la festeggeremo con tante cose, con i fuochi, con le luminarie. A proposito, qualcuno ha detto che Don Ernesto non faceva fare le luminarie. Quando ho qualcosa, venite alla fonte, non ascoltate gente. Sapete come si chiamano queste persone che mettono zizzania? Disfattisti. I disfattisti. Chi sono i disfattisti? Quelli che vogliono mettere zizzania, quelli che dicono ma non verrà mai niente bene. O no? O no? No, ma no, 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 no. Non li calcolate. Quando volete sapere qualcosa, quando volete un bicchiere d'acqua fresca, non andate nel frigorifero, andate alla sorgente. Venite e saprete. È importante che qualcuno venisse. Don Eneme, è vero che il trubo fa la festa? Io. E perché? Perché? A me mi piace il lambatino. E botto. Però mi piace di più il cuore in festa. Perché attenzione, se c'è qualcuno di voi che viene soltanto per la festa e poi non viene più la domenica, mi dispiace per lui. Fai festa soltanto una volta l'anno, che tristezza. Io sto in festa 365 giorni all'anno. E allora ringraziamo il Signore. Ringraziamo il Signore perché da oggi in poi, noi faremo vedere nella preghiera. Questo è un popolo mariano. E ve lo dico senza... Ve lo dico perché è vero. Perché è un popolo mariano. Adesso ci saranno cenacoli di preghiera. Non so quando incominceranno, ma già la gente prega. Ci sarà la gente che adesso verrà a pregare la Madonna perché la sente sua. Bene, fratelli e sorelle, ma non dobbiamo soltanto per pregarla per avere grazie, perché lei ce le farà. Dobbiamo pregarla per una sola cosa. Fa che io sia piccolo o piccola come lo sei stata tu e sia un roveto ardente, cioè che il mio cuore sia infiammato così tanto che tutti i giorni quando uno mi vede deve fare così. Emani una luce enorme. Come mai? Perché c'ho il cuore pieno di Dio. Lo volete dire voi questo di voi stessi? Non siete convinti? Nemmeno siete convinti? E non lo dite solo a parole. Non lo diciamo solo a parole. Tutti quanti noi, non solo voi, tutti quanti noi. E allora ringraziamo la Madonna e ti diciamo... Ci affidiamo a te insieme al primo cittadino, ci affidiamo a te sapendo che tu sei di tutto quello che abbiamo bisogno. Ognuno farà il suo compito, ognuno farà il suo dovere, ma sappiamo che senza di te, senza di lui, noi non possiamo fare nulla. Allora io come pastore umile, pastore di pastoriella, va? Umili, vi affidiamo alla Vergine Santissima di Casandrino. Sia lodato Gesù Cristo.